Amici di Corse di Moto TV, siamo qui a Misano e con noi a sorpresa Denis Foggia, ciao! Ciao a tutti ragazzi, ciao! Beh, da buon pilota, professionista, c'è questa pausa tra Portimão e Austin e tu l'hai sfruttata per macinare un po' di chilometri con un V4R mi sembra. Sì, oggi giornata di allenamento, nel riposo ci alleniamo, quindi è stata una bella giornata, mi sono divertito molto e quindi ottimo. Allora, Moto2, secondo anno per te, Denis, come può aiutare un V4R, la potenza c'è, per poi quello che fai durante la stagione, cioè guidare la Moto2? Qual è la connessione tra questi due mezzi? Beh, ovviamente le gomme sono le stesse, e il peso della moto è leggermente di più, quindi è allenante. E stare su una moto da pista aiuta sempre, e quindi... macinare chilometri, specialmente per me che comunque è appena il secondo anno, è tutta esperienza, ne faccio bagaglio, quindi imparo, giro dopo giro imparo e mi sono divertito molto, poi la velocità è tanta, quindi molto simile alla Moto2. Allora, inizio stagione, Denis, secondo anno per te Moto2, Qatar Portimão, qual è la situazione? Come ti trovi? Come ti senti? Vedi degli step positivi davanti a te? Ancora ovviamente non sto sfruttando il mio 100%, purtroppo. Stiamo lavorando con il team, confronto all'altro anno abbiamo fatto vari step, il team dentro all'interno è cambiato molto, loro devono abituarsi a me, io devo abituarmi a loro. Dal Qatar a Portimão abbiamo fatto un grande step, in qualifica ero terzo, sesto, siamo veramente tutti molto vicini, quindi è facile passare in top 10 da quinto, sesto a quindicesimo, in base a come parti cambia molto la gara, quindi dobbiamo lavorare ancora di più per partire più avanti, per far sì che poi la gara sarà più facile, perché questa non è la Moto3, non c'è la scia, non c'è niente. Sembra che siamo molto dietro, come che siamo molto lontani, ma siamo più vicini di quello che sembra. Quindi io non mollo mai, perché vivo per questo, mi sveglio per questo, dormo per questo, quindi ce la sto mettendo tutta, il 100% su tutto quello che faccio, quindi arriveremo. Ha detto bene Denis, io lo dico sempre agli appassionati, non guardate le posizioni, guardate i distacchi, perché in una categoria come la Moto2 il battito di ciglia veramente ti fa scalare al 20° posto, dice guarda il 20°, poi uno va a vedere tipo sono 2 decimi, quindi è fuorviante diciamo la posizione. Invece ti volevo chiedere di spiegare a chi ci segue da casa, i motociclisti, quanto è difficile il passaggio dalla Moto3 alla Moto2 rispetto a quello che poi noi vediamo dalla Moto2 alla MotoGP. No, da Moto2 a MotoGP sembra, non dico facile, però mi ricordo una volta 2,5-500 era drammatico, adesso sembra più drammatico, Moto3 e Moto2. Sì, purtroppo la Moto3 è una categoria molto difficile, che se riesci a fare la differenza là sei veramente bravo, veramente forte, però il problema è che quando passi sulla categoria successiva c'è molto salto a livello di moto, a livello di gomme, a livello di diametro di gomme, a livello di potenza, quindi là cambia tutto, cambia lo stile di guida, cambia l'approccio alla gara, cambia l'approccio a tutto. Purtroppo noi alle gare, sì, dici fai 20 gare, ma abbiamo 3 prove, una qualifica e una gara, che anche queste 3 prove sono comunque qualifiche, perché devi stare nei 14, quindi non hai tempo di metterti a posto la moto, non hai tempo di fare nulla, quindi arrivi verso fine anno che hai incominciato a imparare. Passaggio Moto2 MotoGP è più facile, perché sei già abituato a una moto più grande, c'è l'elettronica, c'è l'anti-wheelie, adesso c'è l'abbassatore, c'è tutto, quindi non è che è più facile, ma... non è difficile come la Moto2. È meno traumatico, diciamo, È meno traumatico perché nella Moto2 è molto cruda e non c'è elettronica, non c'è niente, e per me è la categoria più difficile che c'è in questo momento, è la Moto2. C'è anche da dire che non sei l'unico che insomma sta trovando tra virgolette difficoltà, sta soffrendo un po', cioè tutti hanno sofferto questo passaggio. L'ultima cosa veloce, Denis, siamo a Misano, lo sai questa pista viene frequentata da tantissimi amatori, tantissimi piloti della domenica, scusatemi, ma... al cuore questa pista, che ci ho vinto per 3 volte consecutive, quindi è stata... Quindi la conosci bene, sei la persona giusta per, se dovessi dare un consiglio all'amatore, dove si può... Curvone in pieno. Così eliminiamo... No, quali sono i punti in cui magari si può veramente limare qualche decimo pensando agli amatori, non a voi piloti professionisti? Primo settore fondamentale. Non mangiarsi le prime curve, perché se vai largo lì poi ti mangi tutte le uscite, le S. Raccordare molto le S per, diciamo, pensare all'uscita. Sia tutto il primo settore, le Rio, importantissimo.
E diciamo quello per me è il punto più importante, ad arrivare alla guercia, perché lì c'è molto tempo, sono tutti cambi di direzione, e se riesci a stare cucito pensando all'uscita, non mangiando di l'entrata, puoi guadagnare molto tempo. Poi ci vuole anche un po' di pelo al curvone, ovviamente, però è un po' più facile fare bene le prime curve. Quindi ragazzi, mettete attenzione, il primo settore, quindi la prima chicane, le Rio. Dalla prima fino alla quinta, sesta curva. Parola di Foggia, vedrete che limate qualcosa al tempo. Grazie Dennis, in bocca al lupo per Austin. Crevi, ciao ragazzi.